Di Zendaya sappiamo che è vegetariana, ha 146 milioni di follower su Instagram e un patrimonio di circa 15 milioni di dollari, ma soprattutto è una delle attrici più richieste del panorama contemporaneo per film e serie TV. Ciao, sono Valerio Novara. Zendaya nasce nel 96 a Auckland, in Nuova Zelanda, da mamma americana e papà afroamericano. Cresce in mezzo al teatro, dove sua madre lavora come manager, e inizia a fare la modella nelle pubblicità di giocattoli. A novembre del 2009 prova a fare un'audizione per il ruolo di Sissy Jones nella serie TV Dance Dance Chicago, nome in seguito cambiato in Shake It Up, in Italia uscì come A Tutto Ritmo, ma fu selezionata per il ruolo di Rocky Blue, l'altra protagonista della serie. Durante il provino eseguì Leave Me Alone di Michael Jackson, lasciando senza fiato i produttori. In questo periodo pubblica anche due brani musicali, Swag It Out e soprattutto Watch Me, in collaborazione con Bella Thorne, che le permette di scalare la classifica della Billboard degli Stati Uniti. Il suo primo ruolo in un film arriva con la Disney in Nemici per la pelle. A 16 anni è la più giovane concorrente a partecipare al Ballando con le stelle americano e continua a incidere album da cantante che le permettono di ampliare la sua notorietà. Nel 2014 viene scelta per il ruolo di Zoe Stevens nel film Disney Zapped, La nuova vita di Zoe, e compare nella serie di Disney Channel intitolata Casey, agente segreto. Ad aprile 2016 collabora con Beyoncé e compare in un video musicale di Bruno Mars. Ma è nel 2016 che la sua vita cambia, grazie al ruolo di coprotagonista in Spider-Man Homecoming, dove interpreta una studentessa di nome Michelle, ispirata alla Mary Jane del primo Spider-Man. Zendaya è stata anche coprotagonista dell'acclamato musical The Greatest Showman, al fianco di Hugh Jackman e Zac Efron. Nel 2019 riprende il ruolo di Michelle in Spider-Man Far From Home e a partire dal 2019 recita nella serie HBO Euphoria. La sua interpretazione le vale numerosi riconoscimenti, tra cui il suo primo Emmy nel 2020. Nello stesso anno prende parte a Dune e figura tra i protagonisti di Malcolm e Mary, film diretto da Sam Levinson e girato durante la pandemia. Nell'aprile del 2021 è la voce di Lola Bunny nel remake di Space Jam. E a dicembre torna in Spider-Man No Way Home al fianco del fidanzato Tom Holland. Tra le curiosità che riguardano questa attrice, ricordiamo un'intervista della madre Claire, che ha raccontato che ha dovuto farle ripetere l'asilo perché a scuola era sempre in silenzio, stava zitta zitta al suo banco. Se non fosse diventata attrice, avrebbe sicuramente fatto l'insegnante. Tra l'altro, negli ultimi giorni, l'attrice sarebbe stata respinta all'ingresso di un ristorante di Roma. Il motivo? Il crop top senza spalline, con l'ombelico in vista, che non era compatibile con il dress code della terrazza Borromini. Come dimostrerebbero delle foto divulgate dal Daily Mail, l'abbigliamento non era adatto allo smart casual del ristorante. Senza troppo trambusto, quindi, Zendaya si è allontanata per poi andare a cenare in una pizzeria poco lontana. Il suo entourage, tuttavia, ha negato qualsiasi speculazione sull'ingresso in questo ristorante. Secondo il suo rappresentante, questa storia sarebbe totalmente falsa. Il gruppo di amici sarebbe arrivato al ristorante per poi accorgersi di avervi già mangiato in precedenza, durante l'ultima vacanza romana. Niente a che vedere con il bestiario, dunque. Insomma, non c'è dubbio che Zendaya sia una delle attrici più ricercate nel panorama dei film e delle serie TV contemporanee. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, Ciacchiazione, ricordatevi di seguirci su Facebook e Instagram, dove tutti i giorni raccontiamo storie, aneddoti che riguardano il mondo del cinema e delle serie TV. Al prossimo video!